Buonasera, mister. Buonasera. Onestamente, lo diceva, sì, un incidente di percorso, però la più brutta salernitana dall'inizio del campionato. Ho visto una squadra confusionaria, anche nervosa, sfilacciata. Due domande: cosa ha detto alla squadra nell'intervallo? Lo so che a fine partita certamente non si riserverà di poi parlarne dopo. E poi nella ripresa ha provato a cambiare faccia alla squadra, ma onestamente è servito a poco. Allora, io ho detto che c'erano ancora 45 minuti a giocare, che avevamo fatto una brutta prestazione, stavamo meritatamente sotto. Eravamo sotto perché comunque non eravamo noi, però chiuso lì, perché non è che è il momento quello delle riflessioni, il momento poi ho detto che bisogna cambiare, perché siamo andati con i 5 centrocampisti che soffriamo un po' a centrocampo per avere più tempi di aggressione. Però anche lì, anche quando siamo andati a 5, giocavamo troppo in orizzontale, troppi passaggi all'indietro. Cioè, i passaggi indietro che abbiamo fatto oggi, secondo me, non li abbiamo fatti in 4 mesi. Quindi serve poco andare in uomini più a centrocampo se poi dà la palla sempre al difensore generale o al portiere. Bene. Quindi una partita. Poi anche le sporadiche situazioni in cui la partita si poteva riaprire, comunque qualcosa abbiamo fatto. Abbiamo sbagliato lì sotto in area di rigore avversaria, sia le conclusioni che le rifiniture. Evidentemente non è la serata questa. Mister, ne esce ridimensionata la squadra da questa scoppola? No, vabbè, perché si può perdere. È importante capire perché. Io dico sempre, quando si vince bisogna capire perché si è vinto, quando si pareggia perché si è pareggiato, quando si è perso perché si è perso. Noi, io l'ho capito subito che abbiamo perso, nel senso, è evidente sotto gli occhi di tutti. E quindi bisogna subito resettare e ripartire. Adesso c'è questa sosta e prendiamo atto, però la partita l'abbiamo persa noi.